Noi abbiamo chiesto con questo esposto al commissario liquidatore la eventuale revoca, noi chiediamo la revoca della cessione, diciamo, dei 302 milioni effettuata in data 17 novembre 2015 dai commissari straordinari, cessione che poi ha influito anche, diciamo, a provocare, diciamo, delle perdite, perché se fossero rimasti queste sofferenze in risoluzione, sicuramente, siccome la valutazione definitiva della stessa Banca d'Italia è stata del 22,3%, invece sono state cedute a 14,3%. E quindi c'è stata una perdita della banca che ha influito quindi sugli maggiori azzeramenti degli obbligazionisti. Insomma, ecco. Un esposto ben dettagliato è stato preparato dalle associazioni Vittime del Salvabanca e Amici di Banca Etruria ed è stato poi consegnato venerdì mattina direttamente nelle mani del procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi da una delegazione composta dai presidenti delle rispettive associazioni Vincenzo La Croce e Letizia Giorgiani, accompagnati anche da due tecnici, Silvia Battistelli e Alvise Aguti. Ha ascoltato con attenzione e ha preso tutta la documentazione con interesse. Evidentemente alcune cose già ci ha fatto capire che le stava vagliando, altre ha ritenuto che fossero elementi preziosi per il proseguo delle indagini. Solo per la vicenda della cessione crediti parliamo di 70 milioni di maggior deficit, cioè aver deciso il giovedì di cedere i 300 milioni senza aspettare di lasciarli in risoluzione ha causato un danno di 70 milioni alla banca, cioè quindi i soldi necessari per rimborsare tutti gli obbligazionisti, quindi stiamo parlando di cifre enormi. In pratica è come avessero avuto un immobile venduto il giovedì a 3 milioni sapendo già che la domenica potevano venderlo a 8 milioni e hanno deciso, potevano tornare indietro che non era ratificato, hanno deciso comunque di venderlo a 3 milioni. Questi sono i numeri esatti, 70 milioni il danno economico da solo per la vicenda della vendita dei 300 milioni di crediti deteriorati. Poi per il resto volevo solo aggiungere che abbiamo chiesto notizie, se poteva, il procuratore poteva darci notizie sull'arbitrato, quindi si è incaricato di parlare con Cantone e darci aggiornamenti sulle regole dell'arbitrato.